Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qua nella seconda parte della guida di Inazuma Eleven 2, Bufera di Neve. Cerca un accesso sotterraneo, ci dice l'obiettivo, il nostro prossimo obiettivo. Parliamo quindi con questa persona, andiamo qui e voilà, sta succedendo qualcosa. Qui c'è il sotterraneo. Eccolo qua, ecco il sotterraneo. L'abbiamo trovato, ci sono delle scale là sotto per scendere. Scendiamo ora tutti in questo sotterraneo. Ispezioniamo. Eccoci qui. Questo è il famigerato detective. Sta succedendo, vediamo attentamente. Sarà pure controllato lui. Continuiamo la nostra esplorazione del bunker esterno. Dobbiamo andare nel sotterraneo principale. Guardate qui. Il direttore Rema. Ah, questa è una base che studia Ray Dark. Vediamo cosa ci faranno vedere. Attentamente. Avete visto attentamente questo video? Delle scuole che hanno partecipato al football mondiale siano state attaccate. Pare che una squadra di calcio proveniente dallo spazio ci stia attaccando. Che cosa? Non possono avere... So che sembra ridicolo. Tuttavia, a giudicare dalla loro forza, potrebbero essere quello che dicono. Avete sentito attentamente questo videoclip dove il presidente Raymond diceva che questi sono degli alieni provenienti dallo spazio di una scuola chiamata Alius Academy. Vediamo cosa intende fare. Intanto riceve una chiamata. Vediamo le brutte notizie, è stata appena avvertita dell'Alius Academy. Hanno appena cominciato a finire in un cumulo di pietra come la Rhyme, non è molto bello. Campo il club, non posso permettere che cadrà un'altra squadra. Tizio, dobbiamo mostrargli che non posso andare a girare a demolire scuole come se niente. Faremo attenzione, direttore, la prego, ci lasci provare. Bene, ora dovremmo fermare l'Alius Academy. Ecco qua,
ci parla del suo blog, come ne ha aggiunto. Subito per l'Umbrella Junior Ride. Andiamo quindi subitissimo all'Umbrella Junior Ride. Usciamo dal sotterraneo, e se lo volete chiamare bunker, procediamo. Sono quelli della Alius Academy. Ci sarà una sfida. Proviamo a fare una finta. Provo uno sfondamento. Non ci riesco. Proviamo una scivolata con Jude contro Oz. No, no, ho sbagliato. Non ci dove. Ho sbagliato. Il mouse qua ha dei problemi. Ho sbagliato anche stavolta. Ho tirato da troppo lontano. Credevo di fare il gol. Non ci sono riuscito. Quindi proviamo con Kevin. Proviamo una scivolata con Kevin contro Oz. Ecco che ce la facciamo. Proviamo con Kevin. E proviamo un bellissimo pallonetto. Proviamoci. Vai con il pallonetto. Ed è gol. Ecco. Mancava un minuto, ce l'abbiamo fatta. Ecco che la sfida viene vinta e siamo saliti a livello 3. Ed ecco che se ne vanno. Possiamo ritornare all'obiettivo principale, ovvero l'Umbrella Junior High. Guardate comunque grafica spettacolare rispetto a Inazuma Eleven 1, il quale ho fatto pure una guida che potrete vedere sul mio canale. Lo so, quindi chi non c'è. Andiamo alla mappa principale. Umbrella. Eccola qui. Eccoci arrivata all'Umbrella. Ecco, già c'è la prima esplosione. Nel campo ci sono quelli dell'Olius Academy. Tutta la squadra completa, come notate dall'immagine. Vediamo che è successo. Una chiamata per Nelly. Chi è? Devo dire che avete messo più di quello. Vediamo che sta succedendo. Chi è? Forse era la stessa persona che mi ha avvisato dell'attacco all'ombrello. Oh, tuo padre ha contato. Seconda donna che mi ha chiamato, possiamo entrare alla scuola? Andiamo a sinistra. Mi chiedo se possiamo guidare. Andiamo quindi tutti per entrare. Eccoci, siamo entrati. Userò ora le frecce. Eccoci arrivati al campo. Siamo entrati dal percorso segreto. Qua c'è l'Alius Academy, la famigerata Alius Academy.
Questi sono i membri dell'Umbrella. Interveniamo. Quindi penso che ci sia la sfida 11 contro 11. Iniziamo subito. Un po' di tensione per il primo scontro su Inazuma Eleven 2 Bufera di Neve, ma credo che ce la potremmo fare. Solo se ci impegniamo. Qua scrive i comandi, però noi non abbiamo bisogno. Vediamo gli schieramenti. Raimon vs Jamie. Quindi, ecco il nostro schema. Jude, Kevin, Steve, Sam, Timmy, Max, Nathan, Jack, Jim, Todd e Mac in porta. Ed ecco lo schema: Rim, Diam, Gringo, Janus, io, Gangman, Pandora, Sharon, Coral, Jigs e Galileo. Possiamo quindi iniziare il nostro primo scontro. Facciamo uno scatto con Kevin. Non ci riusciamo. Sono troppo veloci, dice Nata. Più veloci persino di lui, a quanto pare. Ecco che ci riusciamo con Timmy. No, non ci riusciamo. Ecco, muro di roccia di Jack. Ma va fiasco. Sono davvero troppo veloci. Cerco di pararla con mano di luce. Era un tiro normale. Mi sembrava che avrebbe tirato una bomba. Invece no. Ed ecco l'attacco a mano di luce di Mark Evans. E fa gol. Un attacco normale fa le gol. Ma com'è possibile? Davvero molto forte. Continuiamo. Sono troppo forti. Riescono a passare molto velocemente. Creiamo un track al fulminio di Max. E va a fiasco pure questo. Proviamo difesa a spirale di Jim. E va fresco pure questa, com'è possibile? Proviamo una presa normale, però non so. Anche se tiro normale, non penso. Come l'hanno detto, il destino dice che dobbiamo perdere. Arrendete, abbiamo appena iniziato, finché non è ormai giusto dove quando abbiamo iniziamo con il sognare un gol e poi andiamo avanti, corre Silvia. Non avevo mai visto un'abilità del genere sul campo di calcio. Le linee avevano fatto un gol dopo l'altro, alla fine del primo tempo il punteggio era uno schiacciante 10-0 per l'Alius Academy, non eravamo neanche andati vicino al gol, ma non ci dovevamo aver vinto. Sapevamo che Axel sarebbe riuscito a segnare un gol per noi, a volgere la partita il nostro. Avremmo potuto fare solo Axel li avrebbe potuti salvare. Sono troppo forti persino per la vincitrice della del Football Frontier. Ah, la partita è ancora, quindi non è finita, deve iniziare il secondo tempo. Ecco, penso che sia arrivato Axel ed eccolo qui. Quindi questa è la squadra della Rossa Calma. E si inizia con il secondo tempo. Lo aggiungiamo nella squadra e possiamo
iniziare. Impugna lo stilo. Eccola, e solo con la rete Nazuma potrò far vincere la squadra. Scivolata per sé. Ma non ci riesce. Provo un muro di roccia che va sempre a fiasco. Ecco, devo usare mano di luce, parando questo tiro che lo parerò sicuramente. Potrò fare la rete in azzurro. Ecco la parata di Mark. Ecco il passaggio per giù. Pronti per la rete in Azuma. Ecco che Jude scoppia di energia. Ed ecco, famigerato, la rete in Azuma. Ammiratelo, tutto il suo splendore. La rete in Azuma. La tecnica al momento più forte. Continuiamo. La parata. Una cosa da brividi. Guardate il video. Avete appena visto il video. Era no, persino più forte della Royal Academy in Azuma Level 1. Vediamo che succede. Vediamo che succede. Avete un modo che abbia non morta. Che significa? Vediamo di cosa vogliono parlare adesso. Ed ecco all'ospedale. Tutti sono distrutti da questo scontro contro la Gemini Store. Ovvero la Lux a casa. Discussione però con Axel. Ed ecco che viene Nelly. Muoviamoci, dice Mark. Ecco che arriva l'allenatore.
Ecco che ci avverte che Sonic ci sta aspettando per l'allenamento a quanto pare. Ma noi questa parte ve la faremo vedere nella terza parte, appunto. Ci vediamo con la guida di Inazuma Eleven 2 Bufera di Neve. www.vincheghino.web.it. Alla prossima.